Ciao ragazzi, Balconi TV Trieste, direttamente dal Paga Enrico Totti, puntata 19, oggi con un gran gruppo da Roma, dei giornalisti, con ciao, Tommaso, ragazzi, ciao. Fine dell'estate! La fine dell'estate e delle chiacchiere nel bar e delle occhiate dentro il bar, il profumo dei capelli suoi, mamma che fitta lo stomaco, non riesco a muovermi bene. La mia malinconia è tutta colpa tua. La mia malinconia è tutta colpa tua. Solo tua la colpa, è tutta tua, e di qualche film anni 80. Via, via questo settembre, voglio tornare ad orarti là, mentre mordevi il cornetto. La, la tua bici rossa Atala, che pedalavi solo a piedi scalzi, con le dita piene di sabbia. La mia malinconia è tutta colpa tua. La mia solo tua, la colpa è tutta tua, e di qualche film anni 80. La mia giornalisti, grazie, come va? Bene, con te, caro Tommaso? Bene. Un paio di domande. Baffi, hai visto? Baffi tutti e due, quindi ci sarà grande. Super indie un po', no? Cosa? Il baffo? Il baffo. Beh, super macho, no? Super macho. Attore porno, no? Attore porno anche? Ah, tedesco. Tedesco. Fine anni 70. Ascolta, a proposito di indie, no? Ho visto un post su Facebook un po' di tempo fa. Perché quegli indie stanno su Facebook. Quegli indie stanno su Facebook. Un po' di insulti alle varie band indie, rock, indie. Sì. Vi odiano tutti? Io... No, ci vogliono bene tutti, lo sai? Sì. Sì, sì. È proprio perché ci vogliono bene, noi abbiamo dovuto ricambiare con la stessa moneta, quindi facendo loro un po', diciamo, fargli accorgere di quelli che erano i loro difetti, così poi affinché poi loro possano migliorare, certo. Voi siete migliorati? Noi, beh, secondo alcuni sì, secondo altri no, secondo altri ancora sono sempre uguali, quindi
Cioè adesso che abbiamo fatto questo disco nuovo, che è il terzo, è giusto? Il terzo. Che si chiama? Quale terzo? Perché noi diciamo sempre questo, in realtà è il secondo, ma sì, è il terzo. Che si chiama? Che si chiama Fuori Campo. E abbiamo, abbiamo perso sicuramente qualcuno che ci seguiva nella deriva un po' più vintage pop indie inglese anglosassone dei due precedenti dischi, adesso essendo diventati molto più italici anni 80, cantautorale. Infatti sì, ho sentito così, un po' di tipo gli Stadio Dalla. Sì, ci sta tutto, non possiamo mica prenderci in giro e dire che non sia così. Esatto. Comunque complimentissimi ai dei giornalisti. Grazie a voi. Se vuoi dire dove si trova l'ultimo album, gli album precedenti, dove i vostri fan vi possono scrivere. Allora sì, basta googolare dei giornalisti, mi raccomando, sempre rigorosamente tutto attaccato, cioè tra il De e i giornalisti non c'è uno stacco, non c'è uno spazio, non c'è una barra, tutto attaccato. Sì, tutto attaccato. E su Facebook posso trovare tutte le nostre minchiate che ogni giorno, foto, cose per fare like, che possono insomma trovarci lì, seguirci. Poi gli album si trovano su iTunes, su Spotify, YouTube, e anche nei negozi, insomma nei negozi che ce l'hanno, però dovrebbero averci, insomma i negozi tutti dovrebbero averceli. Sì, domandate dei giornalisti, fate un like. Grazie a tutti, grazie ai giornalisti, grazie a Tommaso. Balconi TV Trieste, Music With You. Ciao. Balconi TV.